è in portoghese. Adesso c'è Pamela D'Amico. Sei pronta? Prontissima. Ti vedo perplessa. No, sono concentrata, perché sai, quando si parla e si canta si vanno a toccare delle aree del cervello che spesso sono anche non le stesse, nel senso, certo. Io quando canto mi stacco completamente con la mente, vado col cuore e l'anima, devo dire. Esatto, e quindi togli il pilota automatico e ti concentri sulle emozioni. Adesso c'è un brano scritto da Djavan, tradotto in italiano da Ivano Fossati, che fa parte della storia della musica brasiliana e che noi italiani conosciamo molto bene perché fu cantato da Loredana Bertè, interpretato da Pamela D'Amico in questo spazio live dedicato all'incontro fra Italia e Brasile a Radio 2 Brasil. Jazz. Frontiera, quanto andare, poco normale, jazz, ci vorrà il suo nome per poter parlare ancora, pura bellezza, art nouveau, naturalezza, la nostra vita, non costruzione, jazz, questo senso del futuro irrimediabilmente con noi. La pressione sulle ali ci tiene in aria, ma quest'anno stelle del mare come sarà? Ci vuole più forza e chissà se verrà, barca o rondine, a curarci accanto al sogno da dentro al cuore, nell'anima o da dove sarà, ma quest'anno stelle del mare come sarà, ci vuole più forza e chissà se verrà, barca o rondine, a curarci accanto al sogno da dentro al cuore, nell'anima o da dove sarà. Grande applauso a Pamela D'Amico, l'applauso è soltanto il mio qui dentro in studio, qui a Radio 2, ma se ne merita tantissimi e sento che gli ascoltatori di Radio 2 stanno facendo la stessa cosa che fa il sottoscritto Max Tomassi, riconoscendo a Pamela questa grande passione nel modo in cui canta la musica brasiliana, davvero eccellente, complimenti. Molto obrigada, grazie. Bella, grazie quando è emozionata Pamela.